pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi vogliamo dedicare questa puntata a un artista che di recente ha compiuto gli anni, un compleanno coi fiocchi per Lenny Kravitz, che ha spento ben 56 candeline. Lo ha fatto esattamente il 26 maggio e per molti, come per noi, è stata un'occasione per ricordare questo artista che non pubblica lavori nuovi da qualche tempo, ma che rimane un protagonista della musica degli ultimi due decenni, in particolare a cavallo fra gli anni 90 e l'inizio del 2000. Il tempo sembra non lasciare traccia sul volto e sul fisico del rocker newyorkese, sempre in forma stando alle ultime apparizioni, proprio come agli inizi della sua carriera sul finire degli anni 80, quando condivideva un appartamento con l'attrice Lisa Bonet, che diventerà poi sua moglie nel 1987, e la madre di sua figlia Zoe Kravitz un anno più tardi. La coppia si è però detta addio 6 anni dopo, nel 1993, nonostante tuttora siano in ottimi rapporti. Con il divorzio e con il successo mondiale di Let Love Rule e Mama Said, i due primi album di Lenny Kravitz, ecco che prende forma anche la sua immagine di sex symbol. Sul successo dell'artista pesa infatti anche, non solo certamente, il suo sex appeal. Lui incarna alla perfezione lo stereotipo della rockstar bella e maledetta. Così gli vengono attribuite decine di flirt nel patinato mondo del jet set, veri o presunti, da Nicole Kidman ad Adriana Lima, da Kylie Minogue a Penelope Cruz, passando per Vanessa Paradis e Madonna. L'ultima in ordine di tempo è stata invece l'angelo di Victoria's Secret, Barbara Fialo, di 22 anni più giovane, con la quale è stato avvistato a gennaio del 2018. A dispetto delle apparenze, però, Lenny Kravitz ha sempre ribadito di non essere un tipo da feste e locali notturni, ma di preferire il fatto di passare il proprio tempo libero con i piedi a mollo nel mare delle Bahamas, luogo di origine della madre, dove si ritira appena possibile a comporre musica. Anche per lui il tour in programma quest'estate è saltato a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo 2 anni passati in giro per il mondo, infatti, per la promozione dell'album Raise Vibration, che lo aveva portato in concerto anche in Italia, Lenny Kravitz infatti si stava preparando a tornare. La nuova serie di live lo avrebbe riportato nel nostro paese in estate, in particolare a Mantova, Torino e Perugia il prossimo luglio. E allora noi torniamo un po' indietro, in particolare ai tempi del citato Mama Said, agli esordi di una carriera davvero luminosa di questo artista, che all'epoca, nel 1991, aveva lunghi capelli rasta e suonava la chitarra in un rock marcato con grande verve sul palco nel video associato proprio alla canzone che abbiamo scelto oggi. Ricordiamo infatti che si trattava di un album, il secondo dell'artista, che conteneva la famosissima Always on the Run, a cui dedichiamo appunto la chiusura di questa puntata. Un brano scritto da Slash per i Guns N' Roses, ma poi ceduto a Lenny Kravitz, che lo completò, visto che il batterista della band all'epoca aveva problemi con quella ritmica. L'album ricevette il doppio disco di platino e fu numero 8 nel Regno Unito, ottenendo successi e anche ottimi riscontri in tutto il mondo.